Di più per volerci bene. Attualità e cultura in un programma di Nazareno Tiberi. Siamo a questa parte del programma Di più, amici di Radio Nuova Macerata. Siamo di nuovo con voi e tra poco saremo collegati col professor Giorgio Nicolini, col quale appunto affronteremo temi di carattere ecclesiale e soprattutto ci concentreremo appunto su quelli che sono i diritti non negoziabili. Vedremo un po' di ripassare cose che sembrano svanite un po' nel tempo in questa società molto attivista e poco efficiente, potremmo dire. Ecco, siamo in una società molto attivista e poco efficiente, quindi adesso col professor Nicolini vedremo di riprendere un po' il bandolo della matassa su le questioni più essenziali. E professor Nicolini, vediamo se è in linea. Pronto? Eccolo qua, professor Nicolini, ci siamo. Sì, sono in linea, sì, buonasera. Allora, dicevo che dobbiamo riprendere questo cammino che ci porta magari a capire da dove ricominciare, perché c'è molta nebbia in giro, mi pare, no? A riguardo del tema della vita? Della vita e dei diritti non negoziabili. Sì, noi abbiamo sviluppato nella precedente nostra trasmissione un argomento che riguardava, come sappiamo, sempre la storia della Santa Casa e di una conferenza che si era potuta tenere il 9 maggio scorso alla vigilia della festa della traslazione della Santa Casa, che era avvenuta il 9-10 maggio 1291 a Tersatto. Questo ne parlammo in ragione della, appunto, della circostanza commemorativa di quel giorno, avvenuto nel 1291, quindi 728 anni fa. E in quella circostanza in cui siamo stati ospitati proprio nella sala comunale con il patrocinio del Comune di Loreto, abbiamo parlato anche da parte del dottor Roberto Festa, che è il presidente del Centro di Aiuto per la Vita di Loreto, che promuove l'assistenza alle madri in difficoltà, e quindi sia dal punto di vista morale, psicologico e anche economico. E lui ha illustrato sul discorso della storia della Santa Casa e del valore così diciamo testimoniale che la stessa reliquia della Santa Casa offre alla cristianità, il valore della vita. Il valore della vita che oggi è calpestato in tante forme nella società di oggi in tutto il mondo, con le leggi che la sopprimono prima della nascita e con le leggi che la sopprimono anche alla fine, con l'eutanasia, che già in molte nazioni è stata appunto attuata. Esatto. Pronto? Sì, sì, dicevo appunto che stava facendo un ottimo quadro di quello che viviamo. Ecco, in quella circostanza appunto si è parlato dei principi non negoziabili in relazione appunto, dicevo, alla Santa Casa, che li richiama perché appunto era stato presentato un libro di un mio amico, anche in qualche modo diciamo a cui ho dato il materiale per poter scrivere un libro nuovo sulla storia della Santa Casa e delle sue traslazioni miracolose, in cui lui ha evidenziato in una parte di questo libro appunto come la Santa Casa richiama i valori della vita nei suoi principi che il Santo Padre Benedetto XVI chiamò come principi non negoziabili. Ecco, se ci facciamo un attimo, diciamo facciamo una correlazione tra la reliquia della Santa Casa con le sue tre pareti, con le vicende anche proprio di ieri, una notizia recentissima, sappiamo che in Alabama è stata approvata una legge che vieta l'aborto in tutte le sue fasi e quindi lo esclude assolutamente, pur non punendo la mamma che si sottopone a questo, però punisce il medico che lo compie l'aborto, perché appunto è un assassinio, è un omicidio. E quindi c'è improvvisamente diciamo una situazione storica completamente nuova
che parte dall'America, da cui partì nel 73 la prima legge a favore dell'aborto, che poi si espanse in tutto il mondo, e adesso da lì riparte una nuova legge che sconfessa quella precedente legge, da lì iniziatasi a diffondersi poi nel mondo. Quindi ecco, come la Santa Casa di Loreto può costituire per la riflessione dei cristiani in modo specifico, dei cattolici, ma anche per tutta l'umanità, un richiamo a questo valore della difesa della vita, che adesso in Alabama, proprio da ieri, è iniziato un cammino di riproposizione e di difesa della vita. E quindi di questi principi che non sono più negoziabili, cioè se una legge proibisce appunto l'aborto, è in quanto tutte le leggi che invece lo permettono sono leggi che appunto vanno contro la natura, contro la verità, e invece una legge che la difende è una legge appunto che è conforme a un principio che non si può negoziare. E adesso ecco appunto, io voglio mettere in evidenza come il dottor Feste, in quella conferenza svoltasi appunto il 9 maggio scorso nella sala consiliare del Comune di Loreto, ha messo in evidenza come i tre principi non negoziabili formulati da Benedetto XVI nel 2006 alla vigilia di elezioni, come siamo anche noi oggi, no? Siamo già, alla esatto. Vigilia di elezioni importanti, sì. A livello europeo. Esatto, c'è tanta confusione pure qui. Appunto, no? Allora bisogna che richiamiamo alla coscienza dei credenti, ma anche dei non credenti, questi valori che riguardano non solo la fede, ma riguardano proprio la natura umana. Allora, dicevo, il dottor Roberto Festa, nel valorizzare questo libro di Federico Catani, che si intitola Il miracolo della Santa Casa di Loreto, in cui viene riproposta la storia che io per tanti anni ho cercato di riproporre anche con i miei testi, con i miei scritti, con la mia televisione Telemaria, e lui ha ripreso e approfondito con la mia collaborazione. Ecco, alla fine appunto pone di nuovo attraverso questa reliquia della Santa Casa il valore della difesa della vita, di questi principi non negoziabili, che sono tre, li enucleiamo per semplificare diciamo il nostro discorso, come aveva fatto Benedetto XVI a suo tempo. Lui precisò appunto come il valore della vita è assolutamente appunto non negoziabile, in quanto la vita deve essere protetta in tutte le sue fasi, dal primo momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale, perché la vita è un bene appunto non negoziabile, cioè non ci si può discutere se una vita deve essere difesa o non difesa, la vita è vita, non appartiene a nessuno, se non a chi ce l'ha, ogni essere umano ha la vita, e quella vita è stata donata da Dio, e quella vita non è nel diritto di nessuno di poterla sopprimere, né dopo la nascita né prima della nascita, perché dal momento del concepimento viene all'esistenza un essere che è totalmente unico e diverso dalla madre, dei propri genitori e da qualunque altra persona della razza umana, quindi è unico e indivisibile. Quindi la vita umana deve essere difesa in tutte le sue fasi, dal concepimento fino alla morte naturale. Questo è il primo principio non negoziabile. Il secondo principio è il fatto del riconoscimento e della promozione della struttura naturale della famiglia, come unione tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio. Quindi tutti i tentativi che sono stati fatti in questi anni, anche con le leggi, di appunto svilire la natura del matrimonio, che è fondata sul matrimonio tra uomo e donna, sull'unione tra uomo e donna, come possibile anche in altre forme, di unioni civili o di omosessuali o cose di questo genere, che sono aberrazioni dal punto di vista della morale e della fede cristiana, della rivelazione biblica. Non sono appunto famiglia, non sono un matrimonio, quindi è un principio non negoziabile che il matrimonio è fondato sull'unione tra uomo e donna, e solo questa unione costituisce la famiglia naturale. Altre forme non sono, saranno unioni appunto umane, ma non famiglia, perché la famiglia suppone che ci sia la possibilità tra uomo e donna di trasmettere la vita, cosa che altre forme di unione non permetteranno mai, perché è contro la natura.
Esatto. Poi il terzo principio non negoziabile è la protezione del diritto dei genitori ad educare i loro figli. Ecco, Benedetto XVI diede questa indicazione, che è un'indicazione di natura universale, non è che fa parte della fede o della, diciamo, della fede cattolico cristiana, fa parte del diritto dei genitori a educare i propri figli. Quindi nessuno Stato, nessuna associazione, nessun'altra struttura pubblica o privata ha diritto di interferire sulla volontà dei genitori a riguardo dell'educazione dei propri figli. Questi principi, diceva Benedetto XVI, non sono verità di fede, anche se sono illuminati e confermati dalla fede, ma sono insiti nella natura umana e pertanto sono comuni a tutta l'umanità. Ecco, questo sono appunto i tre principi non negoziabili che la fede cristiana, la fede cattolica, ripropone anche oggi ai credenti e anche ai non credenti. Non si può costruire una vera società fondata sulla giustizia e sulla verità al di fuori di questi principi. Ritornando al discorso della Santa Casa, appunto, sì. Dicevo come il dottor Roberto Festa fece un'analogia molto singolare e quindi anche molto originale, in cui lui rapportò questi tre principi non negoziabili con le tre pareti della Santa Casa. Noi sappiamo che la Santa Casa sono quelle tre pareti che stavano a Nazareth davanti alla grotta. Sì, sì, infatti. E appunto non sono quattro le pareti, no? Che sono a Loreto, sono tre pareti che sono state miracolosamente portate dopo vari luoghi tra 1291 e 1296 fino sul Colle, dove poi dopo nacque Loreto. Ecco, su queste tre pareti sono strutturate, costituite in un certo modo. C'ha una parte laterale, a destra e a sinistra, e ha una parte retro, che davanti c'era la grotta. Ecco, se noi appunto facciamo un'analogia, come ha fatto molto molto singolare il dottor Festa nel giorno di quella conferenza del 9 maggio scorso, lui ha rappresentato la parete di fondo, dove c'è la finestra detta dell'angelo, come fosse il richiamo alla sacralità della vita. Perché? Perché appunto da quella, sappiamo anche da alcune rivelazioni, che l'angelo, quando apparve a Maria nel momento dell'Annunciazione, apparve in fondo alla stanza della Santa Casa, lì sotto la finestra dell'angelo, nell'angolo destro, entrando. E quindi da lì ha fatto quel saluto a Maria: ti saluto Maria piena di grazia, e quindi gli ha annunciato che appunto lei doveva divenire, se l'avesse accettato, la madre del Figlio di Dio. E quindi quella componente di quella parete da cui l'angelo è apparso è, diciamo, la parte che ci richiama il tema della sacralità della vita e dell'annuncio della vita, perché ogni essere umano che viene concepito nel grembo di una donna è un annuncio, è come un annuncio di una nuova vita che viene all'esistenza, come l'arcangelo Gabriele portò Maria nella Santa Casa, da quel lato della parete di fondo, poi gli portò l'annuncio dell'incarnazione del Figlio di Dio. Quindi è appunto, se noi entrando nella reliquia della Santa Casa e considerando appunto queste tre pareti e guardando quella di fondo da cui è partito l'annuncio angelico dell'incarnazione del Figlio di Dio, ci richiama questo fatto che ogni vita che viene concepita è un annuncio che viene dato alla madre e all'umanità, di un nuovo essere che viene all'esistenza dal nulla, suscitato da Dio. Certo, con l'apporto inevitabile biologico dei genitori,
che donano la parte materiale, diciamo così, la parte del padre e della madre, la componente biologica, ma se non ci fosse poi l'intervento di Dio che infonde in quel corpo biologicamente costituitosi per l'intervento dell'uomo e della donna nella loro unione coniugale, se non ci fosse l'intervento di Dio che infonde in quell'esserino concepito l'anima spirituale, non ci sarebbe un essere umano. Questo è importante, sì. Perché l'uomo è tale in quanto ha un'anima che è immortale e che è creata da Dio, non viene trasmessa dai genitori. Quindi i genitori trasmettono sì la parte biologica, corporea, materiale, ma non l'anima spirituale. E ciò che costituisce l'uomo, l'essere umano, è questa natura appunto spirituale da Dio infusa nel momento del concepimento. Quindi il concepimento è come l'annuncio che l'angelo Gabriele fece a Maria, infatti da quell'annuncio venne concepito il figlio di Dio. Quando Maria disse il suo sì alla vita dell'incarnazione del figlio di Dio nel suo grembo virginale, e avvenne il concepimento immacolato per opera dello Spirito Santo in Maria Vergine di Gesù, figlio di Dio. Ecco, quindi questa parete di fondo della Santa Casa, che è la parete da cui è partito l'annuncio angelico dell'incarnazione, è un po' la parete che ci richiama la sacralità della vita. Poi ci sono le altre due pareti. Ecco, vediamo le altre due. Ecco, una di destra e una di sinistra. Queste due pareti dobbiamo cercare di ricordarle come erano all'origine, quando arrivarono sul Colle di Loreto, non come sono oggi, perché oggi noi vediamo che ci sono due, c'è un'entrata laterale e un'uscita frontale, che invece a Nazareth non c'era, perché a Nazareth le tre pareti che stavano davanti alla grotta avevano un'unica porta che stava nella parte centrale della parete entrando di sinistra. Infatti si vede entrando che c'è un antichissimo architrave che ricorda l'antica porta da cui si entrava nella Santa Casa, da cui Maria entrava nella Santa Casa, Maria, Giuseppe e Gesù. Ecco, e quella porta adesso è chiusa, è stata chiusa da quelle due altre che sono state aperte successivamente per volontà del Papa, per permettere un più agevole accesso e uscita dei pellegrini, che però appunto hanno cambiato la natura originaria della Santa Casa. All'origine appunto c'erano due pareti laterali, di cui una aveva un'unica entrata e l'altra non aveva nessuna uscita. Sì, era una parete unica, unita. Esatto. E quindi il dottor Festa, appunto, richiamando questo aspetto della reliquia che ci vuole appunto fare rivivere e richiamare e valorizzare i principi non negoziabili, ha un po' idealmente, per analogia, richiamato la parete di destra entrando, quella cioè che era unita, che non aveva l'uscita all'origine a Nazareth, e quando arrivò qui da noi miracolosamente portata per il ministero angelico, quella parete richiama l'unità del matrimonio, cioè l'indissolubilità del matrimonio. Essendo stata una parete unita, chiusa, quindi non c'era possibilità di uscire, come oggi invece c'è perché è stata aperta una parte, ecco, quella parete unita richiama idealmente, per analogia, come appunto l'uomo e la donna uniti insieme e non possono più dividersi, non devono più dividersi finché la vita loro si custodisce, si conserva su questa esistenza terrena. Solo nel caso di morte di un coniuge c'è la possibilità che uno possa risposarsi, ecco, non dal punto di vista cristiano-cattolico, ma non durante il tempo del matrimonio legittimamente celebrato e lecitamente celebrato e anzi diciamo sacramentalmente celebrato davanti al sacerdote, davanti all'altare. Tra l'altro quella parete di destra, che era unita senza uscite, aveva anche all'origine, quando la Santa Casa arrivò, aveva anche l'altare degli apostoli attaccato a quella parete, quell'altare che adesso si trova di fronte, sì, sì. Guardando la parte appunto entrando c'è l'altare di fronte nella parete diciamo appunto di fronte a chi entra, e c'è l'altare e c'è la statua della Madonna in alto, e sotto l'altare principale c'è un altro altare antichissimo che era l'altare degli apostoli, di cui già abbiamo parlato, che era l'altare
che fu, fu diciamo, eretto e consacrato dall'apostolo San Pietro e dagli altri apostoli, dove fu celebrata anche la prima messa cattolica, fu celebrata nella Santa Casa. Quell'altare lì, che adesso sta sotto l'altare principale entrando nella Santa Casa, quando arrivò la casa portata miracolosamente dagli angeli, non si trovava in quella posizione, ma si trovava attaccato alla parete di destra, quella cioè che non aveva uscite. Quindi ecco, è un richiamo, come faceva appunto notare il dottor Festa nella conferenza del 9 maggio scorso, è un richiamo appunto alla parete unita e l'altare che era attaccato a quella parete, come l'uomo e la donna che hanno celebrato il loro matrimonio davanti all'altare, davanti al sacerdote, quindi davanti a Dio che è testimone della loro unione, che non può più essere divisa, quindi è contro appunto ogni volontà e legge che permette il divorzio e quindi, quindi appunto la distruzione dell'unità familiare. Questa è appunto la parete di destra che richiama questo valore, no? Quindi la parete di fondo richiama l'annuncio della vita, come fece l'arcangelo Gabriele, la parete di destra quando era tutta unita, attaccata nella parte superiore l'altare degli apostoli, che si vedeva entrando dalla porta centrale, quella che poi è stata chiusa, ecco, richiama il valore dell'unità della famiglia costituitasi nel matrimonio, dell'unione di un uomo e di una donna davanti appunto all'altare, perché il matrimonio cristiano è sacramento, certo. Quindi viene chiamato Dio a testimone di questa unità che si costituisce nel momento della celebrazione del sacramento di quei due che decidono di unire per sempre le loro vite nel matrimonio tra uomo e donna. Poi c'è la terza parete, il terzo principio non negoziabile sarebbe quello della libertà educativa. Ecco, la terza parete com'è costituita? Come dicevo prima, all'origine a Nazareth era l'unica parete che aveva la porta al centro e da cui si poteva accedere all'interno della Santa Casa, cioè Maria, quando Giuseppe e Gesù, quando entravano tra quelle sacre pareti, entravano da quell'unica porta, che oggi è stata chiusa, ma quella era la porta originaria, quindi in qualche modo quella porta ci richiama quella che è la libertà di educazione, cioè un bambino che viene all'esistenza da una famiglia unita e che ha ricevuto il dono della vita da un uomo e da una donna in una famiglia unita, e ha il diritto di essere educato all'interno di quella casa dove lui vive con i suoi genitori, di essere educato come i genitori vogliono che venga educato, quindi la libertà educativa. E quindi per la quale uno entra nella casa, riceve gli insegnamenti dei genitori e poi da quella casa esce attraverso quella porta per poterlo portare questi insegnamenti anche ad altri e poi ritorna nella sua casa per riacquisire quel calore e quell'unione con la propria famiglia, con i propri genitori, con i propri fratelli o sorelle dove sussistono. Quindi ecco, come appunto la Santa Casa, in queste tre pareti ci richiamano questi tre principi non negoziabili che la Chiesa ha proposto nel Magistero di Benedetto XVI negli anni passati, ma che tutt'oggi sussistono. Quindi non sono negoziabili, quindi rimarranno fino alla fine del mondo, voglio dire, fa parte della morale cattolica il fatto del diritto alla vita e della difesa della vita, quindi contro l'aborto e contro l'eutanasia, il fatto dell'unione della famiglia costituitasi dall'unione di un uomo e di una donna, quindi qualunque altra unione umana non è famiglia, non può avere quel titolo, perché non può essere solo nell'unione tra uomo e donna c'è l'apertura alla vita. E poi la libertà educativa, appunto, in quanto sono i genitori che danno origine a una vita umana, attraverso quei figli che da loro nascono, che hanno il diritto di educarli secondo i loro principi, e ovviamente se uno è cristiano e cattolico deve trasmettere questi principi cristiani e cattolici, e quindi nessuno né lo Stato né qualunque altra associazione può interferire in questo diritto. Allora adesso siamo appunto alla vigilia di nuove elezioni importantissime. Esatto, ci siamo quasi.
Ecco, appunto il 26 noi abbiamo le elezioni del nuovo Parlamento europeo e come deve comportarsi un cristiano, un cattolico, ma non solo, dice Benedetto XVI, un cristiano, un cattolico, ma un qualunque uomo che voglia rispettare questi principi non negoziabili. Allora deve, nel voto che viene dato da ogni persona appunto che ha la responsabilità anche della delle future leggi che saranno poi emanate dal Parlamento, è in coscienza obbligato a dare il voto a quei candidati e a quei partiti che difendono e propongono e difendono e legiferano nel rispetto di questi tre principi non negoziabili, cioè il diritto alla vita, l'indissolubilità, la famiglia costituita da uomo e donna nella sua indissolubilità e poi appunto la libertà educativa. Quindi se io ho un partito e un candidato in un partito che non accetta di volere poi nel mandato che verrà a ricevere di rappresentare coloro che lo hanno eletto, ma non vorrà rispettare questi tre principi, io che lo eleggo, io che do il voto, io non posso darglielo se sono una persona di coscienza, se sono cristiano o cattolico, ma anche se sono un essere umano. Cioè se anche io sono un ateo e do il voto a uno che mi dice io poi farò leggi per uccidere i bambini prima della nascita con l'aborto, ma questo non è un problema di essere cattolici o cristiani, è un problema di essere umani. Anche un ateo capisce che uccidere un essere umano prima della nascita è un omicidio, quindi come può dare il voto a un candidato che poi si propone di fare queste leggi a favore dell'aborto? Ecco. Questo è il primo punto, no? Certo. Poi, e quindi allora che cosa uno deve valutare nel decidere quell'X che verrà posta sopra un cerchio di un partito e un nome che verrà scritto accanto a quel cerchio? Deve valutare se quel partito nel suo programma rispetta, ha nel suo programma, cioè la volontà di promuovere questi principi non negoziabili. Qualunque partito che non promuove questi valori, o anzi dichiara di volerli anzi calpestare, come promuovere l'aborto, promuovere il divorzio, promuovere l'eutanasia, promuovere la manipolazione genetica, promuovere il gender, promuovere l'unione civili tra omosessuali, tutte queste aberrazioni contro natura, se io do il voto a persone che hanno intenzione di fare poi queste leggi, o le hanno già fatte nel passato, no? E ugualmente quelli che verranno eletti di nuovo, che sostituiranno quelli precedenti, hanno questi stessi propositi, io non posso dargli il voto. E se lo faccio come cristiano cattolico, bisogna che lo si sappia e lo si dica chiaramente, e dovrebbero urlarlo dagli altari i sacerdoti e i vescovi, che si commette peccato mortale. Se io promuovo candidato uno che poi dopo farà le leggi per uccidere un bambino non nato prima della sua nascita, e io gli do in mano l'arma per uccidere i bambini che verranno poi, attraverso quelle leggi, verranno appunto soppressi. Quindi divento corresponsabile di tutti quegli omicidi. Quindi come può un cattolico appartenere a gruppi politici e quindi promuovere candidati che hanno nel loro programma la volontà di andare contro i principi, non solo, ripeto, della fede, ma proprio della natura umana? Sì, quindi infatti Non è possibile che un cristiano, un cattolico, un uomo anche non cristiano e non cattolico, ma che abbia una coscienza retta a riguardo del rispetto della natura, possa promuovere candidati che poi dopo calpesteranno questi valori, cioè il rispetto della vita, il rispetto della famiglia, il rispetto della libertà educativa. Quindi ringraziamo Dio che in Alabama proprio ieri c'è stato questo improvviso, inaspettato rivolgimento delle leggi che lì sono purtroppo state approvate da tanti anni, che poi si diffuso in tutto il mondo, in cui viene appunto di nuovo proibito l'aborto e quindi la soppressione dei bambini non nati.
E questo dovrebbe essere, speriamo e preghiamo, come speriamo e preghiamo nella Santa Casa, la Madonna della Santa Casa appunto di Loreto, che nella coscienza un po' di tutta l'umanità, non solo adesso per queste elezioni europee, ma sempre in tutto il mondo, d'ora in avanti, attraverso questa nuova apertura che si è creata negli Stati Uniti da questo Stato dell'Alabama, venga appunto a espandersi questa nuova coscienza e quindi queste nuove leggi che abbiano ad abrogare le leggi che sono contro la vita, leggi a favore dell'aborto, e ripropongono invece il rispetto della vita. Ecco, mi pare che abbiamo fatto un quadro molto importante in vista proprio di questa campagna elettorale, che forse di culturale a poco, e in vista anche del voto che dovremo dare. E anche che si abbia chiaro da parte di, soprattutto di chi è cristiano e cattolico, che votare candidati e partiti che promuovono l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, il gender, tutte queste aberrazioni, l'unione civili, tutte queste aberrazioni, un cattolico che mette il voto a questi partiti e a candidati di questi partiti commette peccato mortale. Questo è morale cattolica, sempre dalla Chiesa insegnata. Non è che è cambiata perché oggi non c'è più la coscienza, c'è quella nebbia di cui parlava all'inizio, per cui non si capisce più neanche cos'è il bene e cos'è il male. Peccato mortale significa che uno perde la grazia di Dio e se muore in quello stato senza essere pentito va all'inferno. E bisogna che ci ricordiamo che queste realtà esistono, che non si vogliono più dire, non si vogliono più pensarle, non le si vogliono più riproporre, ma esiste ancora il peccato e il peccato mortale. E anche quando si fa un voto esiste il peccato, se io faccio un voto che promuove candidati e partiti che poi dopo fanno leggi contro appunto questi che sono principi non negoziabili. Certo. E quindi sì, riformiamo questa coscienza e lo dicano i sacerdoti e i vescovi e quanti stanno nelle più alte sfere della Chiesa a richiamare queste realtà, a richiamare questi obblighi morali, perché non si scherza con quello che sono i giudizi poi di Dio quando ognuno di noi si presenterà davanti al suo tribunale, non si scherza. E quindi ognuno sarà responsabile anche di una semplice crocetta che avrà messo con la matita davanti a un simbolo, se avrò dato il voto a persone e a candidati che poi dopo promuovono la morte dei bambini non nati, la morte dei vecchi con l'eutanasia e tutto il resto che abbiamo già detto. In Alabama coloro che hanno votato, quei parlamentari che hanno adesso approvato questa nuova legge che appunto abroga quella precedente favorevole all'aborto e impedisce adesso l'aborto, vuol dire che sono stati candidati che sono stati votati da persone che volevano questo e quindi hanno dato la possibilità, mandando avanti questi candidati, adesso di poter tornare a fare rispettare la vita e quindi a ricreare una società nuova e migliore. Ecco. Con questa bella notizia noi dobbiamo chiudere perché il tempo è passato velocemente, ecco. E quindi però abbiamo detto le cose essenziali che sicuramente faranno. E preghiamo la Madonna Dio della Santa Casa, appunto, che è il santuario dell'incarnazione e la madre della vita, che in queste nuove elezioni europee prevalga appunto questi principi non negoziabili. Bene, grazie al professor Nicolini, a sentirci alla prossima volta, sempre qui su Radio Nuova Macerata. Buona serata a tutti gli ascoltatori.